Buonasera amici lettori di rossomotori.it, qui Raffaello Caruso che vi dà, come ogni lunedì, da qualche lunedì a questa parte, un benvenuto alla nuova, nuovissima puntata di Paddock GP, episodio numero 93, giusto Gabri? Esatto. Sì, come un pilota che però corre nel moto mondiale. Che corre nel motomondiale quest'anno con Gresini Racing, è stagione numero 4. Questa sera assieme a me Gabriele Bassi e Alessio Riemma. Buonasera ragazzi. Buonasera Raff e buonasera al mio compare Buonasera ragazzi, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ale. Non mi vedi più come un compare? Nulla? Solo No, Alessio? vabbè, perché a te ti vedo troppo spesso, adesso lo vedo poco. Ah, giustamente, allora Non sei vedi più giusto. compare. È giusto Vabbè. così, Gabri. Questa sera parleremo del Gran Premio del secondo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 che si è tenuto proprio in Arabia Saudita, quarta edizione, quindi già sono 4 anni che si corre sul circuito di Jeddah, che cambierà poi volto fra qualche anno. Ho presentato il layout la settimana scorsa di quello che sarà il nuovo circuito che si terrà sempre in terra araba. Ho lasciato discutere, è piaciuto ad altri, piaciuto meno ad alcuni, però noi ne parleremo poi in separate sedi, dove su www.rossomotori.it. E questa sera parleremo appunto di questa gara, la seconda, che è stata stradominata ovviamente da Max Verstappen e Red Bull, quindi anche da Checo Perez, che hanno fatto la seconda doppietta su due gare, almeno al momento, quindi in super spiccola il team di Milton Keynes. Ne parleremo questa sera assieme a Fabiano Vandone. Buonasera Fabiano. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Allora Fabiano, come hai vissuto questa gara? Forse un po' noiosa, vero? Stradominanza di Red Bull, dalla seconda posizione, diciamo le prime due posizioni non sono state intaccate da nessuno. Diciamo che una gara di Formula 1 non è mai noiosa nel momento in cui si riescono a cogliere i dettagli più fini e le attività più importanti e quindi il problema è fare partecipare lo spettatore arricchendo quello che è il contenuto informativo, ma soprattutto dando quel livello di informazione che permette di entrare in macchina, quindi non star più sul divano, ma entrare in macchina. E oggi gli strumenti bene o male ci sono, cioè dei team radio, i coinvolgimenti con i team principal sul muretto, tutta la cascata di dati che vengono forniti prima da Pirelli sulle previsioni dei pit stop e tutto, ma poi anche i distacchi tra una macchina e l'altra, ecco, permettono di dare una lettura completa al Gran Premio. Secondo me noioso può essere il fatto che c'è sempre la solita macchina davanti, ma poi un gran premio è sempre diverso dall'altro per tanti motivi, parte ne abbiamo già anticipati, anche altri perché ad esempio in questa gara Perez si sapeva che sarebbe andato molto bene, è una delle sue piste preferite, curvoni veloci con poco margine di errore, quindi era una condizione che poteva probabilmente essere valutata meglio e per rendere anche questo concetto, questo aspetto più interessante per tutti gli appassionati. Vero, ciò che dici tu è verissimo, forse un po' di noia lato sorpassi e anche come dici tu con i vincitori che sono sempre gli stessi, ovvero Max Verstappen e questa Red Bull che pare essere ancora più imprendibile dell'RB19, almeno fino adesso. Infatti Red Bull già da impressionarsi, ci scrive il nostro titolo, il nostro Gabriele Bassi. Perché? Perché appunto già dai test in Bahrain si era visto questa Red Bull, questa RB20 che tu hai squisitamente commentato e analizzato sul canale YouTube di CronoGP, grazie alla realtà aumentata, e anche nel corso degli aggiornamenti di tutte queste prime due gare che farai per il resto della stagione, come ogni anno. Si parlava di una Red Bull in difficoltà rispetto all'anno scorso, o meglio, di una Red Bull che forse era raggiunta dalla concorrenza, quindi da Ferrari, McLaren, Mercedes, eccetera, eccetera. Però così non sembra, perché Red Bull continua a farla da padrona. Quindi,
in virtù di queste che sono state soltanto le prime due gare, quindi ci siamo lasciati con i test da analizzare Ferrari facendo passare 3 o 4 gare, a questo punto penso anche altri team, altri monoposto come Red Bull. Secondo te dobbiamo aspettarci questo continuo dominio da parte di Red Bull o magari c'è qualche punto debole che può essere intaccato? Allora, se io dovessi fare un'analisi prettamente tecnica su quello che è la tipologia dei progetti, l'impostazione delle macchine, mi immagino di vedere un campionato dominato da Red Bull, perché Red Bull ha cambiato in maniera molto importante l'aerodinamica della sua vettura, non il telaio. Il telaio era già avanti, è quello copiato bene o male da tutte le altre squadre. Chi ci è arrivata prima? La McLaren, ha fatto le sospensioni pull rod dall'anteriore, push rod dal posteriore. Quest'anno timidamente la McLaren, la Mercedes e la Aston Martin hanno messo il push rod dal posteriore. Quindi è una situazione dove il telaio Red Bull fa da riferimento, non ha porpoising, consuma poco le gomme, rende molto bene sul giro secco in qualifica, quindi sembra quasi non avere difetti. È stata cambiata molto l'aerodinamica, parliamo di una nuova generazione di aerodinamica, quindi hanno spostato tutto verso l'alto, lo scorrimento del calore, hanno invertito la presa di alimentazione delle pance che prende aria dal basso non più dall'alto, tanti altri piccoli aggiornamenti. Quindi quando si fa un cambiamento di questa portata, il rischio è che subito la monoposto presenti dei problemi. Il conto che si paga è la mancanza di dati e soprattutto la non affidabilità. Se questo non è avvenuto nelle prime due gare, dobbiamo immaginarci che la portata di cambiamento della Red Bull è stata molto importante, e se non ha evidenziato dei problemi, difficilmente li evidenzierà nel proseguo della stagione. Anzi, c'è da aspettarsi che il margine di sviluppo di un prodotto completamente nuovo come l'aerodinamica della RB20 abbia un margine di evoluzione decisamente più ampio rispetto a quello di vetture che hanno copiato la Red Bull R19, dove di fatto sono già arrivate a un collo di bottiglia, cioè si è plafonato il livello di sviluppo e di miglioramento. Quindi la mia sensazione, se io guardo le macchine e faccio un commento dal punto di vista telaio aerodinamica, è che il margine di evoluzione della Red Bull sarà decisamente più ampio rispetto a quello di tutti gli altri team che l'hanno copiata. E poi è logico che ci si può sbagliare, però la sensazione è un po' questa, soprattutto anche perché in queste prime due gare non abbiamo visto il reale potenziale della Red Bull, nel senso che comunque Verstappen nella prima e nella seconda gara è andato in controllo, non ha mai dovuto forzare il ritmo, dimostrando quindi qual è il reale valore di performance in gara della RB20. Quindi, secondo te, Adrian Newey ha preso un rischio conscio del fatto che il margine di errore nello sviluppo e magari possibili rischi era quasi minimo? Secondo te, Fabiano? Ma allora, io mi prendo un rischio quando, ad esempio, ho poco tempo, quando non ho dati sufficienti, quando magari in un percorso di grande cambiamento dove devo coinvolgere tutte le aree della vettura, io cambio l'aerodinamica, ma ho bisogno che chi fa per il motore, quindi il reparto motori, la gestione dei radiatori, li faccia esattamente come io ho bisogno per fare l'aerodinamica. Quindi è un processo che coinvolge tutte le aree. Quindi io mi prendo dei rischi se ho uno staff che magari è intermittente, non riesce a seguirmi al meglio, mi prendo dei rischi se ho poco tempo per sviluppare un progetto fortemente innovativo, ma con 3 mesi in meno di quello che dovrebbe prevedere un flusso di lavoro, una programmazione di questo tipo. Secondo me Adrian Newey è partito ben più di un anno fa a fare questa cosa, nel momento in cui alla prima gara hanno visto il margine di
evoluzione che avevano, hanno iniziato a decidere che cosa fare per il 2024. Come la Mercedes alla fine del Bahrain ha detto: ok, questa macchina non funziona, dobbiamo passare alle pance nuove, che facciamo a Monaco del 2023. Quindi un team reattivo che è in grado di programmare al meglio una stagione parte subito. Quindi insieme alla RB19 era stato già preventivato tutto il percorso di sviluppo dell'intera stagione, sapendo che se avessero avuto dei problemi a fine anno, tanto il campionato lo vincevano prima, tecnicamente lo vincevano prima di luglio, poi matematicamente dopo. I tempi erano questi. Allora c'è stato tutto il tempo per progettare la RB20 con un grandissimo livello di cambiamento che ha interessato tutta la parte degli accessori. Quindi io non lo vedo tanto come un rischio, ma come un percorso di forte innovazione che ha portato ad un prodotto che è una macchina nuovamente imbattibile, la RB20. Sì, abbastanza direi. Ma a questo punto, Fabiano, salutiamo tutti quelli che si stanno sintonizzando con noi, tra cui la nostra Chiara Zambelli, che è assente ma ci segue sempre. La salutiamo, ovviamente. Per quanto ci scrive il nostro Luca Loiacono, che dice: buonasera a tutti, bellissima la disamina di Fabiano, come sempre. Spezzare la continuità della via maestra dello sviluppo è tanta roba. Ma a questo punto, Fabiano, secondo te hanno voluto investire su un progetto nuovo di zecca? Ok che avevano tempo, perché già l'anno scorso, metà stagione, il campionato era, almeno quello costruttore, era portato a casa, e di conseguenza anche quello piloti, perché ricordiamo, sono bastati soltanto i punti di Max Verstappen per conquistare il titolo, entrambi i titoli. Ma ti chiedo, questa volontà di spezzare una continuità, quindi seguire quello stile per cercarne uno nuovo, secondo te è stata intrapresa questa via perché in Red Bull temevano che con questa stagione, mantenendo un progetto simile a quello dell'area B19, gli avversari avrebbero potuto avvicinarsi, secondo te? In parte è così. La motivazione principale per la quale c'è stata questa rivoluzione in termini aerodinamici era per poter programmare molto bene il 2026, quindi il cambio regolamenti motore, cambieranno i pneumatici, torneranno a 16 pollici, macchine più strette, macchine più corte, macchine più leggere. Rivoluzione che a quel punto sarà pesantissima, interesserà il motore, l'aerodinamica e il telaio, quindi stiamo parlando di una rivoluzione che non trova precedenti in 75 anni di Formula 1. Partire oggi con una macchina completamente nuova vuol dire garantirsi un vantaggio nella stagione 2024. Questo vantaggio io lo mantengo intatto sviluppando il progetto 2025, quando tutti gli altri team dovranno copiare la RB20. Quando io nel 2025 avrò una macchina che comunque ha già fatto un'acquisizione dei dati di un anno con questa configurazione aerodinamica e queste sospensioni, avrò accumulato un vantaggio tale che mi gestirò per tutta la stagione 2025. È lì che a quel punto Adrian Newey dice: bene, quando gli altri staranno programmando la macchina per il 2025, io sto già lavorando con una parte del mio gruppo per la nuova macchina 2026, perché richiede un enorme lavoro dal punto di vista di motore, telaio e di aerodinamica. Cambierà tutto. Ritorneremo a modificare le sospensioni perché avremo gomme da 16 pollici. Ci sarà una nuova aerodinamica e quindi rivedere di nuovo completamente lo schema dell'effetto suolo, muso, alettone. Avremo macchine più leggere, più strette e più corte. Quindi una condizione tecnica che richiede una progettazione integrale e integrata. Oggi, con la RB20, Adrian Newey ha creato le basi per crearsi 6-8 mesi di vantaggio nei confronti di tutti, anche di Mercedes, che è comunque il team più avanti a livello tecnologico grazie a James Allison,
per creare una monoposto vincente già nel 2026. Quindi diciamo si è portato molto avanti, cioè è stato lungimirante da questo punto di vista. Avendo tutto questo vantaggio con la tecnologia dell'effetto suolo che ha riuscito a accumulare, lo investe sulla vettura 2026, cioè quindi un vantaggio in tempo non viene chiuso in un cassetto, ma viene investito per creare con mesi di vantaggio di lavoro la vettura 2026. Quindi questa è una programmazione che rende un team non solo vincente, ma in maniera seriale dominante. Certo. Prima di passare e dare la parola a Gabriele, volevo leggerti un attimo il commento di Antonio Rizzo che chiede: buonasera a tutti. A livello di affidabilità, visto che il caldo non fa paura alla Red Bull, resisterà anche all'aria fatta del GP del Messico? Qui ci proiettiamo, diciamo, alla chiusura del campionato, quindi intorno a fine ottobre, inizio novembre. Però... Scusami. No, dicevo, visto anche le condizioni della monoposto degli anni passati, anche lì Red Bull faceva bene. Ma allora, quando si progetta la macchina, ormai ci sono dei sistemi, il CFD ad esempio, che permettono di simulare con un margine di errore ridottissimo la fluidodinamica interna e quindi lo scambio termico. La Red Bull quest'anno ha fatto un lavoro sui motori incredibile, nel senso che ha posizionato i radiatori sdoppiandoli, mettendone uno sdraiato sulla parte bassa della pancia e l'altro inclinato. Quindi è una rivoluzione già di per sé questa configurazione, ma è stata fatta per soddisfare le esigenze dell'aerodinamica, queste pance che hanno la presa d'aria sotto e non più sopra, ed è stata elaborata, sviluppata, messa a punto con tutto il sistema di calcolo della fluidodinamica interna. Quindi io non sono stupito del fatto che non ci siano problemi di raffreddamento, per il semplice fatto che se ci fossero vuol dire che qualcuno ha lavorato male con gli strumenti che esistono oggi. La galleria del vento mi permette di simulare il carico, ma anche l'estrazione, la quantità di estrazione del calore e la portata d'aria dalle pance. Ho il CFD che mi permette di andare nello specifico, nella porzione di macchina che serve, e fare i calcoli quanto devono essere grandi le prese d'aria sopra il cofano motore o a lato del cofano motore per restare quella quantità di calore. Stabilito questo, io metto la macchina in simulazione nelle condizioni più semplici, gelida di notte che fa freddo, o più severe come ad esempio potrebbe essere il Messico per effetto dell'aria rarefatta, il Brasile. Allora a quel punto io vado a dimensionare le mie prese d'aria in funzione di quello che mi serve in termini di asportazione del calore, estrazione del calore. Detto questo, consideriamo che poi ogni team ha comunque le sue riserve. Mettiamo il caso, e si verifica sempre più raramente, perché onestamente questi sistemi di calcolo sono sempre più precisi e raffinati, certo, ci sia un errore, un margine di errore più ampio di quello che si è previsto. Un team, nel momento in cui verifica che c'è un problema di raffreddamento, con queste carrozzerie qui apre di più le prese d'aria e sceglie quelle posteriori sotto l'alettone. Decido che è l'alettone, il diffusore che mi aspira più calore per effetto della depressione, del campo di pressione che ho dietro alla monoposto. Decido di una soluzione intermedia. La Red Bull ha quei canali per raffreddare gli intercooler, i radiatori dell'ibrido, che prendono aria al casco e asportano poi il calore nella parte superiore del cofano. Se il problema è all'ibrido, io posso non intervenire in maniera generale, ma in maniera mirata su quei tipi di canali. Quindi il vantaggio della Red Bull è che ha creato
ha spaccato i radiatori, ha dato ad ogni gruppo radiante l'ibrido, l'olio, il cambio e il fluido per il motore, l'acqua, fluido, meglio chiamarlo così, ha dato quindi degli sfoghi d'aria ben definiti, prestabiliti. Quindi io posso, quello che succede quando la macchina gira è che io non è che ho un surriscaldamento, surriscaldo l'olio del motore, l'acqua, piuttosto che la parte ibrida, oppure devo lavorare sugli intercooler per abbassare temperature e avere più potenza. Quindi il lavoro straordinario che ha fatto Red Bull con le pance inverse, la nuova disposizione dei radiatori e tutti questi microcanali dedicati ai vari gruppi radianti è quella di poter intervenire in maniera mirata. Io ho un problema di raffreddamento al motore, decido che devo intervenire sulle prese laterali del cofano motore. Sì. Non aprendo tutto il cofano e facendo respirare il motore con perdite di efficienza aerodinamica enormi. Quindi, lavorando in maniera così mirata, io stabilisco qual è l'area che va in surriscaldamento e non vado in maniera massiva ad aprire il cofano. Sì, come vediamo con tutte quelle prese d'aria. Quindi, il lavoro che è stato fatto è stato da una parte estremamente mirato, quindi anche in questo caso si apre un nuovo percorso di lavoro. Lavorando in maniera settoriale, il tecnico, i motoristi e gli aerodinamici decidono di intervenire in maniera specifica per raffreddare un radiatore ma non l'altro. E soprattutto questo ha richiesto un lavoro in termini di calcolo che era enorme, perché comunque andare a spacchettare i radiatori, disporli nelle aree più, nei buchi che rimangono o creare dei buchi per andare a posizionare i radiatori è già una complessità. Farlo, assegnargli dei canali, quindi rubare spazio all'aerodinamica, perché sono comunque poi ingombri esterni che crescono, è un'altra complessità. Però tutto questo è un lavoro che rubo millimetri da una parte per cederne da un'altra, sì. Ho creato un sistema nuovo, sì. Un sistema altamente funzionale, un sistema estremamente mirato. Quindi io dico, sarei stato sorpreso se ci fossero stati dei problemi di surriscaldamento, perché vuol dire che i calcoli erano stati fatti male e con gli strumenti di oggi non è praticamente più possibile, ma soprattutto se si verifica un problema di surriscaldamento dell'ibrido, l'intercooler, l'olio, l'acqua, Red Bull oggi ha il controllo totale e assoluto per abbattere la temperatura di quel fluido, sì. E non di quella macchina, quindi a vantaggio dell'efficienza aerodinamica. Certo, quindi diciamo è una soluzione, cioè sono interventi mirati che vanno comunque a non inficiare altre parti della monoposto, che non causano diciamo quel problema che poi va a essere modificato da Red Bull. Parlando di, comunque continuando parte finale parlando del team di Milton Keynes, Fabiano, pare, e cedo la parola a Gabriele, pare che non sia Max Verstappen essere l'uomo Red Bull a essere desiderato, ma Adrian Newey, vero Gabri? Sì, perché sono uscite queste indiscrezioni in settimana, appunto, che parlano di un probabile interessamento di Newey alla Ferrari e la Ferrari a Newey viceversa, data la complessa situazione extra pista che coinvolge la Red Bull, che direi che se ne è parlato anche abbastanza troppo. Quindi volevo chiederti, Fabiano, secondo te sono appunto solo voci o ci potrebbe essere qualcosa di concreto dietro? Allora, noi ci teniamo fuori, no, da tutti questi gossip relativi appunto a Horner, prima Wolf, e adesso arriverà qualcun altro, che, perché comunque inquinano la Formula 1. Comunque, sì. La domanda su...
su Adrian Newey è molto interessante, e vediamola in un'ottica costruttiva e non una, come dire, un prodotto che arriva da un momento di difficoltà creato dal gossip porn. Ecco. Allora, qui abbiamo secondo me due aspetti. Il primo è, ho visto un commento molto interessante prima, il gardening, i 6 mesi di gardening. Quindi se c'è da attivarsi, chi è delegato a farlo lo deve fare immediatamente per avere Adrian Newey il più presto possibile. Adrian Newey è a tutti gli effetti il genio degli ultimi 30 anni della Formula 1, ha fatto vincere, sfiorare le Leighton House nei primissimi anni 90 con Ivan Capelli a vincere. Io ho guidato un telaio, un Leighton House in 3000, veramente poco riuscito, di Adrian. Lui era probabilmente il primo telaio che faceva, parlo dell'89-90. L'aspetto assolutamente interessante di Adrian Newey in Ferrari è che si porta in dote i progetti vincenti, perché poi adesso qui facciamo tutti finta di credere che comunque i progetti rimangono segretati e sono di proprietà dei team e tutto. Diventa difficile stabilire cosa mi rimane in testa come concetto funzionale aerodinamico, e che quindi posso replicare. Adrian Newey, che ipoteticamente mi può arrivare in Ferrari, è una doppia ricchezza. La prima, perché mi porta in dote un progetto vincente che ha già una macchina effetto suolo che funziona, smaltisce il calore ed è altamente efficiente. Il secondo è che in un panorama di cambio regolamentare 2026 lui è già preparato. Il discorso che facevamo all'inizio della trasmissione, sta già lavorando sul 2026. Per lui questa è la macchina che in versione B sarà la macchina del 2025 e continuerà a vincere. Ha già in testa le gomme da 16 pollici, un effetto suolo rivisto, macchine più strette e macchine più corte, con un motore differente. Sta già lavorando lì, quindi è avanti di 15 mesi rispetto a tutta la concorrenza. Poi sì, abbiamo acceso il motore nel banco prova del 2025, va benissimo, non del 2026, senza l'MGUH, ok, va bene. Il motore ormai è un contorno, sì, perché i regolamenti che sono stati fatti dal momento in cui è uscita la vettura a effetto suolo sono tutti regolamenti da aerodinamica. Non si vuole più cadere nel regolamento motore del 2014, il Power Unit, perché diventa pericolosissimo da smontare da parte degli altri costruttori. E poi è il patto che segretamente è stato fatto con Audi. Semplifichiamo i motori perché non vogliamo mettervi nelle condizioni di fare la Honda di turno. 5 anni per poter vincere. Certo. Audi non sarebbe mai entrata. Quindi, detto questo, provare oggi il motore in banco prova a livello mediatico è straordinario. Fattivamente non conta niente. La macchina è telaio, effetto suolo e sospensione. Poi c'è il motore, ma con questo BOP che è fatto in maniera velata, i motori saranno tutti uguali, come lo sono oggi. Quindi il vantaggio di Adrian Newey, che non è un motorista, è che lui porta il concetto 2026 in dote alla Ferrari. E oggi questo serve. I cancelli Ferrari di Maranello sono chiusi ai giovani ingegneri. Quindi, non essendoci nuove idee, vediamo che la SF24 è un clone replica aggiustato della SF23. Sì.
Non serve questo, serve una macchina nuova per portarsi avanti sullo sviluppo e per poter creare in santa pace e con tanto tempo il progetto 2026. Se si perde il treno 2026, si fa un altro triennio. È finita lì. Quindi Adrien Newey è l'uomo chiave proprio per questo motivo qui. Arriva col progetto in testa della macchina nuova. Sì, diciamo che sarebbe nel caso un colpo veramente importante, forse, o forse anche più di quello che è stato di Hamilton. Però parlando di Ferrari, una Ferrari che in questo Gran Premio d'Arabia Saudita, nonostante le difficoltà derivate anche dal fatto del problema fisico di Sainz, a cui auguriamo il meglio, si è trovata appunto con Leclerc da solo contro la Red Bull e il giovane Oli Berman alla sua prima esperienza in una gara ufficiale del Mondiale di Formula 1 a cercare di fare il meglio possibile. Una Ferrari che comunque si conferma seconda forza netta nel campionato appunto Formula 1, diciamo, se la Red Bull è la F1 NASA, la Ferrari è la prima F1 ufficiale, mettiamola su questo paragone divertente. E volevo chiederti, Fabiano, appunto, cosa ne pensi della Ferrari, di come è andato il weekend e che cosa potrebbe fare di meglio per cercare di assottigliare un po' il divario da una Red Bull che al momento sembra quasi inavvicinabile? Allora, diciamo che noi nel proseguo della stagione vedremo una Red Bull molto costante nelle prestazioni, cioè potrà essere tre decimi più veloce in qualifica o soltanto un decimo, potrà essere 10 secondi davanti alla prima macchina non Red Bull come 40. Dipenderà dalle piste, ma non che la Red Bull sarà più o meno competitiva a seconda delle differenze delle piste, delle condizioni ambientali, della tipologia di asfalto. La Red Bull immaginiamola come il riferimento con una duttilità, una capacità di adattamento a tutte le diversità degli elementi che abbiamo detto, temperature, pista, asfalto. Gli altri avranno delle curve di prestazioni molto evidenti, perché sono macchine che comunque sono già molto esasperate nei loro concetti e più passa la stagione più arriveranno molto vicino al loro limite. È un progetto che ormai ha una curva sempre più ridotta di sviluppo e quindi questo porta a fare degli assetti estremi che portano ad una maggiore sensibilità alle variabili atmosferiche di pista asfalto. Quindi quello che noi vedremo da adesso in poi è un'altalena dietro la Red Bull. La Ferrari potrà andare benissimo in determinate piste, Baku, piuttosto che potrebbe andare bene anche a Miami, andrà meno bene in altre. Detto questo, la Ferrari in questa prima parte di stagione dobbiamo assolutamente considerarla come il primo team dopo Red Bull, il primo team davanti a McLaren, Mercedes e Aston Martin. Parlo di questa prima parte di stagione perché onestamente penso che, essendo un prodotto derivato dal 2023, sta andando molto bene adesso, perché ha corretto tutti i problemi e molto bene della vecchia vettura, il deterioramento delle coperture in gara, ma di fatto ha una curva di miglioramento che non è quella della Mercedes, della Red Bull o della Aston Martin. Quindi io mi aspetto che nella parte centrale, finale della stagione, gli altri team non Red Bull potrebbero avvicinarsi e addirittura sorpassare la Ferrari. Detto questo, il fatto che Ferrari vada bene è determinante per gli ascolti televisivi. Cioè, certo. Qui in Italia, visti i risultati, ma soprattutto anche
all'estero, perché una Ferrari vincente è il team, è il marchio automobilistico più famoso al mondo. È importante che la Formula 1 sia riconosciuta anche perché ha Ferrari che corre e vince. Fabiano, come tu dici, per quanto riguarda la Ferrari vincente, a me pare che già dal 2022 abbiamo visto una Red Bull che con le nuove vetture effetto suolo aveva azzeccato il progetto, Ferrari che c'era andata molto vicino per la prima parte di stagione, poi si è persa strada facendo, così come è avvenuto nel 2017 e anche nel 2018. Quindi, secondo te, cosa è mancato a Ferrari proprio in quelle fasi decisive, quando sembrava avere una macchina che potenzialmente riusciva a tenere il passo della Red Bull del 2022, almeno per quella prima parte di stagione? Ma allora, diciamo che con la prima generazione di vettura a effetto suolo, la Ferrari ha fatto un prodotto stupefacente, perché comunque si sono presentati nelle prime gare con la miglior macchina. Affidabile, avevano centrato l'effetto suolo, bilanciata, faceva lavorare bene le gomme, quindi diciamo che lì è stato fatto veramente un capolavoro, un'opera d'arte. Poi però non si è riuscita a dare continuità, questo per tanti motivi. Il primo è lo sforzo tecnico per fare la F175 è stato disumano, cioè ricordiamoci il punto di partenza, era una macchina che faceva fatica a stare nei primi 6-8, la F175 era una macchina vincente, quindi lo sforzo tecnico è stato disumano, ha pagato. Ferrari si è presentata nel 2022 con una macchina assolutamente dominante e vincente nella prima parte di stagione. In questo sforzo tecnico non poteva esistere anche un programma di sviluppo che permettesse a questo monoposto di essere competitiva fino alla fine della stagione. Io penso che neanche Adrian Newey sarebbe riuscito a fare una cosa del genere, cioè fare un salto qualitativo partendo da una base di partenza veramente molto penalizzata indietro, sfruttare il cambio di regolamenti, creare un capolavoro, perché di questo stiamo parlando, sì, con di un programma di sviluppo formidabile che avrebbe quindi mantenuto lo standard di performance al top fino a fine stagione, garantendo quindi la possibilità di vincere il mondiale. Questo è un aspetto. Però in questo aspetto io ci tengo a lodare il capolavoro che è stato fatto tra il 2000, fine 2020-2021, per arrivare a un 2022 con una macchina che era formidabile. Sì. Chi vince i mondiali? Li vincono Hamilton e Verstappen. E abbiamo visto che tipi di piloti sono. La Ferrari non ha né Hamilton né Verstappen, non aveva né Hamilton. Verstappen ha capito che era indispensabile avere un pilota di quella portata. Va bene la pole position, perché è più facile pensare a una strategia gara aggressiva se parto in prima fila, in seconda piuttosto che in quinta. I punti però li faccio in gara. Per fare i punti in gara io ho bisogno anche di un pilota che abbia una visione della stagione molto più ampia, un pilota che abbia una visione del potenziale umano e tecnico della squadra per indirizzare il progresso tecnologico. Non ultimo, ma probabilmente più importante, il pilota che non segue la squadra, ma indirizza la squadra su come estrarre il massimo potenziale della sua vettura da quello che è offerto dalla base tecnica del team, piegandola al suo tipo di guida. Allora a quel punto tiro fuori gli ultimi tre decimi. Sono un vincente, so cosa voglio per tirare fuori gli ultimi due o tre decimi dalla macchina. È quello che ha fatto Hamilton per anni e sta facendo adesso Verstappen.
Quindi la differenza che vediamo tra Verstappen e Perez è questa: lui è riuscito a indirizzare la squadra per farsi una macchina cucita addosso, che poi gli altri non riescono a guidare, ma intanto è la macchina che ti permette di vincere il mondiale. A Ferrari è mancato questo. Io sono convinto che se Ferrari avesse avuto questo tipo di pilota nel 2022, il mondiale era portato a casa, anche senza un programma di sviluppo di un certo tipo. Quindi coi secoli massi fanno i mondiali e si perdono i mondiali, però certo, questa è una valutazione assolutamente oggettiva. Vediamo la differenza tra un campione, Verstappen, che si è cucito la macchina addosso, se l'è fatta esattamente negli anni come voleva lui, e un Perez, che è un pilota vincente, ma che comunque né in qualifica né in gara riesce a entrare in competizione con Verstappen. Certo. Prima lo vedevamo tra Bottas, pilota vincente, bravo, veloce, e Lewis Hamilton. Sì, assolutamente vero. Perdonami la domanda, Fabiano, tu parli di pilota vincente che è mancato alla Ferrari, anche per questo magari hanno scelto di prendere Lewis Hamilton per il 2025, e hai detto anche che se Ferrari avesse avuto nel 2022 con la F175 un pilota del pari di Verstappen o Hamilton, avrebbero vinto magari senza non troppi problemi. E a questo punto io ti chiedo, Leclerc è da considerare davvero un campione vero al pari di Verstappen ed Hamilton, o è semplicemente troppo pompato o sopravvalutato, almeno qui in Italia? Allora, premetto che stiamo parlando dell'eccellenza. Sì. Quindi in assoluto i migliori piloti, sotto tutti i punti di vista, capacità velocistica, controllo macchina, stiamo parlando dell'eccellenza. Cioè, sì, le non sarebbe in Ferrari se non fosse così tanto bravo. Certo. Esiste poi comunque tra l'eccellenza e il campione uno step diverso, che non è tanto legato a quanto veloce io posso andare, ma è legato a quanto io riesco a portare la macchina avanti per essere ancora più veloce. Certo. L'esempio, io sono convinto che se prendiamo i primi 5-6 piloti della Formula 1 oggi, uh-huh, gli diamo 5 go-kart o 5 macchine di Formula 1, 3 ore di tempo, non possono toccare niente, probabilmente noi, assetti, aerodinamica, altezza terra, probabilmente noi su una pista da 1 minuto e mezzo non riusciremo a vedere un decimo di differenza tra Leclerc, Verstappen e Hamilton, perché sono tutti fortissimi, vanno tutti forti, capiscono la macchina, sanno quel mezzo che cosa può fare, e quindi io non gli concedo una frazione di secondo in una frenata, in un inserimento in curva, in un'accelerazione. Se si dà la possibilità ai piloti di lavorare sulle macchine, vengono fuori le differenze. Non tanto su quel fatidico giro da qualifica, perché nel giro da qualifica io riesco a mascherare tutto con la gomma nuova rossa. Sì. E mi toglie tutti i problemi. Ho quel pelo di sottosterzo, quel pelo di sovrasterzo, mi manca un po' quell'appoggio. Ho la gomma rossa. La macchina la caccio dentro, butto giù il gas e la tengo dentro. Sono tutti fuori classe, tali capaci di fare questi lavori. Curvona 2,50, la macchina scappa, la tengono, non c'è problema. La tengono senza perdere tempo, quindi senza neanche andare a intraversare. Il problema vero tra i piloti è fare lo step successivo. Il campione capisce che io quella performance la devo fare in maniera continuativa. In qualifica è bello fare la pole, ma poi io i punti li faccio in gara. Quindi quella di prestazione, e quindi di bilanciamento, e quindi di inserimento in curva, e quindi di motricità,
devo fare in modo di replicarlo più volte al giro in gara. Allora a quel punto devi iniziare non più a dire mi affido soltanto sulla mia grandissima maestria, ma devi iniziare a fare degli assetti o una base vettura che sia in grado di replicare il giro da qualifica o avvicinare il giro da qualifica il più spesso possibile, perché così io anche con le gomme consumate riesco a mantenere un decimo, due decimi di vantaggio ad ogni giro, perché riduco il deterioramento delle coperture, e per farlo devo avere una vettura che come in qualifica è perfettamente bilanciata. Se io dopo quattro giri inizio ad avere sottosterzo, andrò in degrado sulle ruote anteriori. Se io ho un settaggio sbagliato del differenziale, non scaldo quelle posteriori e mi vanno in graining. Quindi la vera differenza diventa a quel punto il campione che ha una visione più ampia ed è in grado di lavorare insieme agli ingegneri, esporre i suoi problemi e direzionare nel modo corretto lo sviluppo della macchina. Questo vuol dire ottenere prestazione e soprattutto allungare la vita delle coperture. È come se io dopo 5 giri avessi le gomme che ne hanno fatte 4, quindi io in quel giro che di differenza guadagno 2 decimi. Sì. Questi 2 decimi dal quinto sesto giro in poi me li porto avanti finché non faccio il pit stop. La differenza tra il campione e il pilota è quella. Quindi i primi giri, gomma nuova, sono tutti vicini a succhiarsi la scia, dopo vedo la differenza. Una macchina inizia a fare il largo, gli altri stanno indietro. Ma perché una macchina comunque è stata preparata per replicare la prestazione per una sequenza di giri più lunga. Il grande campione è quello che riesce a fare questo tipo di lavoro. Esatto. Lavorare al team, alla squadra, capire la base tecnica che ha a disposizione e cercare di cucirsela addosso per replicare, per estrarre il massimo potenziale e per replicare più volte al giro la massima prestazione sostenibile della vettura e dalle gomme. La penso totalmente come te, per filo e per segno, Fabiano. Infatti era volevo porti questa domanda su Leclerc, perché ho un mio pensiero che è esternato più e più volte nel corso delle varie stagioni di Paddock GP, ovvero di un ottimo pilota che deve ancora saper imporsi sulla squadra e fare quello switch che gli manca, come in passato non aveva Verstappen, che ha imparato ad acquisire. Io vado quel punto in quel famoso GP di Monaco di Verstappen, che è andato a impattare a muro e poi da lì in poi si è visto un altro Verstappen, e secondo me Leclerc ha le potenzialità di diventare un campione, ma gli manca ancora quello switch mentale che gli possa permettere di cambiare totalmente mentalità ed essere soprattutto molto più incisivo e meno, tra virgolette, concedimi il termine, anche educato con la squadra, perché molte volte si vede abbassare la testa e fare il bravo soldatino che obbedisce agli ordini che gli vengono imposti, quando secondo me non deve essere così, soprattutto quando corri per la scuderia Ferrari. Quindi era giusto questo per sapere anche la tua idea al riguardo. Beh, diciamo che comunque da inizio stagione lo vedo un po' più peperino, Charles, anche sì, già alla fine della passata stagione, però forse era anche ora che si svegliasse, diciamo così, visto che è arrivato Sainz, già dal primo anno in Ferrari iniziava a dettar legge. Ti ricordo Paul Ricciardo in lotta con Perez per la quarta o terza posizione. L'ingegnere si apre i box al team radio: ah, ma entra i box, ma sto guidando, sto cercando di sorpassarlo, sì, fammi sì. Guidare per favore, poi parliamo dei box. Detto in maniera molto più educata, te l'ho trasposta, però il succo era quello, la differenza plateale. Fosse stato magari un Leclerc dell'epoca, sarebbe entrato ai box in piena battaglia per una posizione importante che si sarebbe potuta trasformare in un undercut o in un overcut, poi sarebbe dipeso dalla situazione, ma è quello lo switch mentale di cui parlo, ok? E questo era giusto per citare una situazione. Intanto Fabiano, qui stai avendo tanti di quei complimenti che è davvero bello, è davvero fantastico. Grazie a tutti. Allora, l'autorevolezza
si guadagna. Vi faccio un esempio che riguarda me quando correvo con Barrichello in squadra. Parliamo di Formula 3000, quindi Formula 2, 1992. Rubens aveva vinto, aveva fatto dei podi, io non sono neanche mai andato a punti. Quando io mi fermavo ai box e dicevo, secondo me dovremmo abbassare la macchina di 2 mm davanti, dare un buco da dietro, cambiamo, mettiamo il monoammortizzatore davanti, ok. Io non avevo autorevolezza e mi arrabbiavo anche, avevo 20 anni, avevo 25 anni. Si fermava Rubens, faceva il quadro tecnico della macchina e gli realizzavano esattamente tutto quello che lui chiedeva. Ma lui era quello che vinceva, che portava i risultati. Era la guida della squadra. Al di là che poi lui è andato a correre in Formula 1 e ha anche vinto, e ha anche corso con la Ferrari, ma all'epoca eravamo due ragazzini di 20 anni e io mi incazzavo col mio ingegnere di pista, diceva, ma scusa, io chiedo di fare questo, 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 e poi voi mi fate le modifiche di Rubens. Onestamente io andavo più forte con le modifiche di Rubens, perché lui aveva un'idea di macchina più allargata rispetto alla mia. Lui, andando più forte di me, 2 decimi, 4 decimi al giro, portava al limite la macchina e scovava, identificava quei limiti che io non riuscivo a trovare. Quindi per me determinate cose andavano bene perché io non raggiungevo il limite, quindi avevo la macchina ben appoggiata in curva. Lui, che andava a 3-4 decimi più forte, trovava un limite e curava quel limite. Quindi io mi trovavo in eredità degli assetti già fatti. L'autorevolezza si guadagna con i risultati. Verstappen è un campione del mondo. Hamilton è un campione del mondo. È brutto da dire, però Leclerc ha vinto delle gare. Quindi non ha l'autorevolezza di un Lewis Hamilton che il prossimo anno arriverà in Ferrari e dirà, la macchina adesso iniziamo a fare una cosa, ribaltiamola. Ma non perché penso che sia meglio, ma semplicemente ribaltiamo l'assetto per vedere che reazioni ha questa macchina. Perché è così che ragiona il campione del mondo. Non io ho questo prodotto, devo cercare di ottimizzarlo. Prendo la macchina, la ribalto e vedo che reazioni ha. Capisco di più in quella giornata lì dove abbiamo ribaltato gli assetti rispetto che a toccare un punto d'ala, passare di 1 mm in davanti oppure mettere un grado di camber dietro. Il campione ha quell'autorevolezza lì. Hai 4 ore di prove, ne perdi 2 perché tu dici benissimo, adesso io sto fermo 2 ore, mi fate questo, 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 la sospensione la giriamo, la mettiamo così, la macchina la alziamo davanti e la buttiamo giù dietro e vediamo che cosa succede. 4 ore hai girato, 1 ora all'inizio e 1 ora alla fine, ma con 2 macchine che sono completamente diverse, come dire una Haas e una Ferrari. Sì. Però capisci che cosa sta succedendo. Questo lo può fare un pilota autorevole che ha vinto, che arriva con un bagaglio di mondiali di risultati che tutti pendono dalle sue labbra. Leclerc non è in questa condizione qua. Potrebbe certamente fare di più, però in un ambiente dove paga il bagaglio che ti sei fatto negli anni di Formula 1, Leclerc ha vinto 6 gare? Poche. Quindi è meglio che stia a seguire quello che dice il team. Il team ha la mappa di come deve essere l'assetto ottimale che ci ha detto il simulatore e quello bisogna fare. E quindi anche andare è difficile andare a giudicare un pilota piuttosto che un altro. Poi è anche vero, a Monte Carlo chiedi le gomme di un certo tipo, ti fermi in box e te ne montano altre 4, certamente Verstappen o Hamilton a fine gara, in mutismo assoluto, all'oscuro di tutto, i media non l'avrebbero saputo, qualcuno del muretto box non ci sarebbe più stata la gara dopo, ma probabilmente non sarebbe più stato o in Red Bull o in Mercedes, perché così funziona. Quando c'era Jean Todt, il pit stop lo sbagliavi una volta, non andavi più in giro, stavi a casa. Quindi
si deve anche creare un clima per il quale quello che viene chiesto viene fatto. Per arrivare però a questo, devi arrivare con la valigetta, con le coppe dentro. Sì. Le visioni, ma peraltro vissuta da pilota inferiore rispetto a chi poi è arrivato in Formula 1, ha vinto e è andato anche in Ferrari, ecco. Quindi, cioè, lì per lì ti arrabbi perché dici, cavolo, io gli chiedo di fare cambiare il differenziale, e mettiamolo così, voi non me lo fate, Rubens chiede di fare una roba tutta diversa, le sue cose le fate anche sulle mie macchine, perché io quello che vi chiedo non lo fate. Certo. Un motivo c'è, perché comunque questo qui è uno che sta portando i risultati e dà la guida tecnica del team. Punto. In macchina si ragiona così. È assolutamente vero, Fabiano. Infatti è giusto anche avere la tua visione, sia per quelle che sono le tue esperienze passate, e anche per un'ottica più tecnica di quello che tu porti anche su ChronoGP. Continuando sempre in Ferrari, andando in fase di chiusura, e cedo la parola ad Alessio, abbiamo visto questo nuovo pilotino, Oliver Bearman, che in questo weekend, lui che è impegnato nel campionato di Formula 2 con Prema Racing, team italiano, ricordiamo, questo weekend è saltato sulla Ferrari, sulla SF24, diventando il pilota debuttante più giovane nella storia della Ferrari, anche l'inglese più giovane della storia della Ferrari, a debuttare in Formula 1, è andato a punti, chiuso in settima posizione, facendo parlare bene di sé, vero Alessio? Sì, esatto, Raf. Ha fatto parlare molto bene di sé, io personalmente da tifoso, ma immagino anche in generale i più esperti hanno notato come abbia fatto una figura veramente molto interessante su un tracciato complesso come quello di Jeddah. Fabiano, quello che ti voglio chiedere è se la prestazione di Oliver Bearman è stata positiva perché è stato lui capace di estrapolare il massimo dall'occasione che gli è stata fornita e di veramente minimizzare gli errori, o è stato anche, diciamo, fortunato poiché, per esempio, gli errori al pit stop sono stati evitati dalla safety car, o magari perché c'è stata una situazione dove ha avuto una bagarre tra Mercedes e McLaren dietro di sé nel secondo stint di gara che gli ha permesso comunque di mantenere quella posizione che alla fine ha avuto. Quindi quello che abbiamo visto è realmente il talento di Oliver Bearman? E poi ti voglio chiedere, secondo te merita quindi un posto tra i grandi? Allora, devo dire che mi ha stupito il fatto che non abbia commesso errori evidenti, abbia, come hai anticipato, massimizzato tutto quello che gli è stato dato a disposizione da Ferrari. Quindi, primo aspetto, sorprendente quello che ha fatto, ma sorprendente al punto, e io poi non voglio avere problemi con nessuno, mi fermo e vado oltre. Sorprendente al punto che, secondo me, probabilmente in Ferrari delle domande se stanno già facendo, perché, ripeto, con un sedile che non era il suo, ha preso il sedile di Formula 2 e se l'è messo dentro quella macchina. Non ha mai provato la macchina al simulatore, non ha mai provato la SF24 in pista. Vai a Jeddah, quindi non a Monza, 5 curve e 4 rettilinei, vai a Jeddah, metti la macchina undicesima e arrivi settimo. Secondo me, chi ha i dati della telemetria alla mano in grado di fare dei confronti, oggi si sta facendo tantissime domande in Ferrari. Ed è normale che sia così. Detto questo, cosa abbiamo capito di quello che è successo? Che la SF24 è una macchina facile da guidare, perché è
è una macchina che è stata interpretata in maniera assolutamente veloce da un pilota che guida una vettura con 300 cavalli in meno, con 250-300 kg di carico aerodinamico, 350-400 kg di carico aerodinamico in meno, gomme più strette e con più bassa aderenza. Quindi adattarsi a tutto questo in maniera così rapida e veloce vuol dire che la macchina è semplice, è facile. Quindi va bene che la macchina è semplice e facile da guidare per un pilota che inizia, ma attenzione, se io ho una macchina facile da guidare e continuo a utilizzare quegli assetti e continuo a fare in modo che questa macchina vada così, probabilmente c'è un indirizzo tecnico sbagliato. Io come pilota, stiamo parlando di fuori classe, io come pilota dico, ho la macchina che va bene, è facile da guidare, mi voglio complicare la vita perché voglio fare un assetto più aggressivo, più difficile da guidare, quindi una macchina più leggera di carico aerodinamico, quindi ho la macchina facile, ho tanto carico aerodinamico, la butto in curva, sta appoggiata, metto giù il gas, non ho sovrasterzo, la macchina è facile. Per andare più forte, la macchina me la devo rendere più complicata. Tolgo carico aerodinamico, ad esempio. Quindi la macchina in curva sarà più complicata da gestire, ma vado più forte sul dritto. Alla fine del giro ho guadagnato 2 decimi. Vado a farmi degli assetti di sospensione più rigidi. La macchina scivola di più, ma è più scorrevole. Ha più direzionalità in inserimento in curva. Devo scegliere come pilota di fare un assetto più aggressivo per guadagnare tempo. Il fatto che Berman sia arrivato e si è trovato una macchina facile vuol dire che chi c'era prima e chi c'è adesso guida quello che si trova. Ritorniamo alla domanda di prima e alla risposta del campione e dell'eccellenza. Quindi io di qua non mi voglio più spingere perché so che poi si sarà nominato. Spero che con questa risposta, perché certamente in Ferrari oggi qualcuno inizia a guardare i dati e dice com'è possibile una roba del genere. Sì. Mi monta in macchina e mi fa il primo turno di prove libere mezzo secondo più di Leclerc in una pista da 1 minuto e 35, mezzo secondo scusate, e c'è qualcosa che veramente non funziona, c'è qualcosa che non funziona, cioè qui dobbiamo con questa comparazione capire tante cose. Spesso un'iniezione di questo tipo, un pilota nuovo che va forte, è un po' come ribaltare la macchina a metà del turno di prove, spiega di più rispetto a continuare a ottimizzare, cambiare, pulire, mettere a posto. Il pilota nuovo è quello che ti ribalta la squadra in un attimo, perché ti dà un input che di fatto ti apre delle verità al computer e nella telemetria che fanno dovrebbero far pensare molto. Certo, certo. Fabiano, l'ultima domanda, poi vediamo di valutare un attimo quelli che sono, tra virgolette, i top and flop di questa gara. FedEx ci dice, penso Federico, se sono stati particolarmente conservativi con l'assetto a Jeddah, ovviamente parlando di Ferrari. Allora, col senno di poi è difficile rispondere, anche perché la telemetria che noi vediamo è quella che ci vogliono far vedere, nel senso che ci sono i dati base, però la velocità l'ha cambiato, che mi dice poco nulla su e poi è la prestazione della macchina. Io ho tanta velocità perché ho abbassato la macchina, quindi ho ridotto la sezione frontale della macchina perché è più bassa e quindi ho più velocità, perché ho scaricato l'ala, quindi anche per quello io ho ridotto il drag della macchina e ho più velocità. Sto utilizzando una mappatura motore che mi permette di avere più velocità, non lo so, io su quella telemetria lì che viene fatta vedere leggo che c'è più velocità e
però non so il perché. Quindi questo per arrivare a dire che è difficile fare una valutazione sul fatto la Ferrari è stata conservativa o no. Noi sappiamo che tra qualifiche e gara non si possono cambiare gli assetti, quindi anche un grosso problema che esiste oggi è proprio quello di cercare di interpretare quello che sarà il comportamento della macchina in gara il sabato. Certo. Quindi, certo, la simulazione dà una grandissima mano, ma poi effettivamente quando si è in pista alcune volte va bene una scelta, altre volte va meno bene. Probabilmente si sarebbe potuto spingere di più in Ferrari, però con i dati che avevano alla mano il sabato in qualifica hanno scelto di non rischiare. Però ripeto, tutto quello che noi vediamo oggi in gara e i dubbi che abbiamo si poteva spingere a rischiare un po' di più sono figli di un regolamento che oggi non ti fa cambiare la macchina tra sabato e domenica, perché entri in parco chiuso e poi non la puoi più toccare. Quindi la domanda è assolutamente pertinente. Purtroppo siamo legati a regolamenti ai quali ci si deve attenere, che non ti lasciano margine di variazioni di componenti che tu magari fate le qualifiche e ti rendi conto che sei stato troppo conservativo. Però non la puoi più toccare. Vero, assolutamente vero. Quindi diciamo è stata giusta anche la scelta da parte del team di Maranello di non rischiare troppo, laddove comunque si sa, almeno al momento, salvo imprevisti da parte di Red Bull, almeno per ora il mondiale costruttori non è alla portata del team italiano, vista questa RB20, vista questa Red Bull e visto il genio anche di Adrian Newey. Fase conclusiva, Fabiano, ti chiedo chi ti ha impressionato di più positivamente in questa gara. Ma allora, mi ha fatto piacere vedere Perez rinfrancato mentalmente, che ha ripreso a guidare bene. Sì. Quindi non so se è questo disordine che c'è in questo momento in Red Bull che ha spostato l'attenzione mediatica da un'altra parte, lo ha fatto respirare di più, gli ha scaricato tutte le tensioni che aveva. Effettivamente sta guidando bene, non commette errori, è competitivo. Certo, non è Verstappen, non va paragonato a Verstappen, perché sarebbe un errore. Quindi a livello umano mi ha fatto piacere vedere veramente Sergio Perez andar bene. Quindi questo è estremamente positivo. Inutile dire, Berman ha fatto un capolavoro in ogni giro che ha fatto, in ogni turno che ha fatto, anche in qualifica, ma non tanto per i tempi che ha fatto, che sono assolutamente impressionanti. Io ripeto, io avrei voluto vedere alla fine delle prove gli ingegneri che guardavano, qui c'è mezzo secondo tra uno che ha vinto 6 gare di Formula 1, ha fatto 150 Gran Premi e uno che deve fare il suo primo e c'è mezzo secondo, sta correndo senza il suo sedile, non ha provato la macchina al simulatore, siamo a Jeddah e non a Monza. Ecco, questo secondo me è dovrebbe essere il momento di rottura per Ferrari, perché hai in casa veramente un fuori classe. Quindi la condizione di Sainz fuori ha permesso di scoprire un talento, ma un talento probabilmente di quei pochi che ne abbiamo visti negli ultimi 10-15 anni. Quindi Berman a livello di prestazione assoluta è quello che mi è piaciuto di più, perché comunque era la base di partenza più bassa, corre in Formula 2 e è andato a punti in Formula 1, ottenendo una continuità di risultati senza errori, una sequenza di giri in qualifica e poi in gara che erano veramente straordinari.
inutile dire, Alonso, Piastri, bravissimi, perché comunque sono avanzati rispetto alla prima gara del Bahrain in base allo sviluppo che c'è stato delle loro vetture, e quindi uno sviluppo che loro hanno indirizzato, e quindi certamente stiamo parlando anche in questo caso di movimenti a crescere e a salire dovuti proprio anche all'intervento del pilota nel suggerire le modifiche migliori per far progredire la macchina. E poi vabbè, Verstappen, tutto perfetto, che si traduce in una serenità mentale incredibile. Io ricordo sempre, avevo conosciuto Paolo Barilla, ai tempi di Telepiù, ex pilota di Formula 1, ha vinto la 24 ore tutto, e mi raccontava che, ed è vero, quando tu ti abitui a, dopo tanti anni che corri in macchina, è come se tu riuscissi a rallentare il tempo. Quello che noi vediamo, la macchina arriva in curva, prende, gira e fa, finisce la curva, da un pilota, più il pilota è esperto, più riesce a fermare il tempo, come prenderlo e strecciarlo, no? E quindi riesce a rallentare un momento per percepire magari un problema della vettura, piuttosto che un pregio della sua vettura, piuttosto che una lacuna che può essere messa a posto. Verstappen è in questo momento qua, secondo me, ossia ha una abitudine all'alta velocità, una serenità mentale che difficilmente perde la vittoria, per la quale si può concedere una serenità mentale che gli allunga il tempo, ed è lì che diventi imbattibile, perché a quel punto tu entri in una simbiosi con la tua macchina, dove fermi il tempo in quel momento, in quella curva, in quei 4 metri dove c'è quel problema. Quando è finito il tuo turno di prove, vai dal tuo ingegnere di pista e gli dici: ma tu lo sai che in curva 3, quando sto raggiungendo il cordolo e la macchina è tutta in rollio, ho scoperto che quando apro il gas succede questo sullo sterzo, sento questa reazione sullo sterzo. Vai a lavorare al metro, cioè sei in grado di guidare metro per metro, non curva per curva, metro per metro. Allora, a quel punto diventi imbattibile. Secondo me, Verstappen oggi è in questa condizione qua. Se l'è creata questa situazione, quindi la tranquillità mentale, i risultati ottenuti, la valigia con le coppe dentro, per il quale può veramente guidare tranquillo e a quel punto diventare imbattibile nella sua ricerca della perfezione. Chi ce l'ha deve a lui. Certo. Certo, è diventato praticamente un tutt'uno con la sua monoposto, e come dici bene anche tu, è una condizione da campione che si è andato a creare. Fabiano, prima di chiudere andiamo a vedere un attimo quello che sarà il prossimo Gran Premio in Australia, quindi per sfortuna mia e anche di Chiara, comunque di chi scrive, ci saranno orari un po' improponibili, perché si svolgerà tutto a notte fonda per le prove libere, anche la mattina presto, prime luci dell'alba per quanto riguarda qualifiche e gara, perché dal prossimo weekend, vale a dire 22, 23 e 24 marzo, si disputerà quello che è il GP di Australia, i cui orari troverete poi nei prossimi giorni sul nostro sito internet www.rossomotori.it, e vi invito anche di seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, Spotify, LinkedIn e anche YouTube, vero Gabri? Soprattutto YouTube. Soprattutto YouTube, sì. E ovviamente ringrazio Fabiano per essere stato qui con noi, ormai ho perso il conto di tutte le puntate in cui sei stato nostro ospite, e mi fa molto molto piacere di questo, sia chiaro. Grazie mille a tutti, e quindi buona continuazione di campionato, che sicuramente con la Ferrari davanti ha aumentato
livello di interesse rispetto alla passata stagione. Assolutamente. Poi ovviamente ricordiamo di seguire CronoGP sia su YouTube ma anche su Facebook, perché le disamine, anche gli approfondimenti tecnici di Fabiano fanno capire a chi come me non è molto ferrato in questo campo, riesce a fargli capire molto molto bene, quindi sono da consigliare a tutti, esperti e non. Ringrazio ovviamente anche Gabriele e Alessio per essere stati in nostra compagnia, ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito questa sera, che siete stati davvero tanti tanti tanti, e vi ringrazio dal primo all'ultimo. Grazie. Momento di chiudere. Da Raffaello Caruso è tutto, un abbraccio. Ciao ragazzi!